buonasera a tutti e a tutti, benvenuti alla seconda puntata della nuova stagione di Musica Stretta, seconda puntata della quinta stagione. Come sapete, Musica Stretta è un format che nasce inizialmente online e poi si sposta qui negli spazi della Fonoteca e delle officine culturali, quindi qui in presenza, come ospite ormai fisso, direi, della programmazione delle officine culturali. Ma non perdiamo tempo, i nostri ospiti fissi, come ormai avrete imparato a conoscere, sono intanto i Musici Stretti. Grazie Musici Stretti, salutiamo anche sul suo divano, sul divano di Musica Stretta, l'Ermeneuta, sempre attento con le sue riflessioni che poi ci illumineranno sul senso della serata, forse alla fine. Come nella puntata precedente, a grande richiesta anche Maria Antolexa, la nostra intelligenza artificiale di fiducia. Come sapete, ogni puntata ha un tema, un filo conduttore, ha un ospite sicuramente, infatti poi vi introdurremo anche l'ospite di stasera che probabilmente conoscete già, ma principalmente un tema, appunto, un filo conduttore. Quello di stasera è un tema, da un certo punto di vista, molto semplice, da un altro molto complesso. Semplice perché è qualcosa che di fatto ci circonda un po' e che è sempre con noi. Complesso perché è una cosa che un po' ci siamo anche un po' inventati, a volte ci siamo un po' complicati la vita su sta cosa. Il tema di stasera è il tempo. Tempo, ovviamente, non intendiamo il tempo nel senso meteorologico del termine, intendiamo il tempo come durata, periodo, un intervallo, un lasso, un momento o un istante. Oggi a Melbourne ci sono 19 gradi ed è parzialmente soleggiato. Grazie, scusateci, abbiamo qualche problemino, regia, se riusciamo a gestire la nostra intelligenza artificiale. Dicevo, questo concetto del tempo non meteorologico, che in un certo senso è anche un po' una nostra invenzione, no? Einstein diceva che il tempo non è assoluto ma è relativo, però nonostante questa sorta di relatività, se vogliamo, è qualcosa che controlla tantissimo le nostre vite, no? Ad esempio, volendo provare a banalizzare un po', potremmo dire che non è bello essere in ritardo, ma addirittura a volte non è bello essere molto in ritardo, come concetto con cui tutti potete empatizzare, o addirittura moltissimo in ritardo, come in questo caso del treno Bari-Bitritto, che dopo 38 anni è riuscito a fare la prima corsa, ma si è già fermato per un guasto al secondo treno. Quindi, Un antico filosofo e saggista, Lino Banfi, diceva: chi ha tempo non aspetti tempo. Direi che qua di tempo ne hanno aspettato anche troppo, in altri termini non è... Il tempo è denaro. E cosa c'entra di preciso con i treni e con i ritardi? Il tuo ordine per trenino alta velocità Bari-Bitritto, quando lo premi dice disgraziato, è ora nel tuo carrello. Ok, credo di dover andare a controllare il mio carrello di Amazon, ma finisco il monologo, poi vediamo. Dicevamo, comunque, essere in ritardo non è bello, ma anche essere troppo avanti sui tempi, soprattutto se si hanno delle idee forti, potrebbe essere a volte problematico. Pensando sempre allo scorrere del tempo, uno dei più importanti e monumentali tributi allo scorrere del tempo è il film The Clock di Christian Marclay. È un'opera che dura, pensate, 24 ore, raccoglie 12.000 fotogrammi di altri film e ha la particolarità che in ogni scena viene raffigurato un orologio che marca proprio lo scorrere del tempo come nel corso della giornata. E ci sono state proiezioni anche in giro per il mondo, alla Tate, dove proprio facevano partire e durava tutte le 24 ore e voi entravate alle 4 e vedevate quello che succedeva alle 4 nel film. Quindi, al di fuori poi adesso dei film o meno, l'essere umano ha sempre cercato di raffigurare e di dare a modo suo una forma al tempo. C'è un'idea di tempo naturale, se volete, che è quella che di solito intendiamo in modo più ciclico, come quella di un fiore che sboccia, una pianta che da seme nasce, torna a fare i semi e torna ad essere pianta.
nel corso della storia ci sono state tantissime interpretazioni del tempo e della storia come ciclica. Machiavelli aveva una concezione circolare della storia, Nietzsche parlava dell'eterno ritorno dell'uguale, ermeneuta, guardo te. Mentre invece c'è anche una concezione più comune che abbiamo, che è quella di un tempo lineare con un passato, un presente e un futuro che non si toccano mai, non si intrecciano mai. Io so. Forse. Forse. Poi, come spesso accade, abbiamo cercato di controllare il tempo, di domarlo in un certo senso. L'esempio dei fusi orari, no? Provare a incasellare le ore, e i giorni e il tempo in una sorta di griglia. Poi ci sono meridiane, clessidre, orologi, che sono da sempre un modo che utilizziamo per misurare il tempo e che ci aiutano a scandire il passaggio del tempo. Più o meno sempre, tranne che forse nelle pubblicità, perché non so se avete mai notato, ma nelle pubblicità degli orologi, tutti gli orologi segnano sempre le 10:10. Ci sono vari motivi in realtà per cui questo accade. Il modo anche più... un orologio rotto segna sempre l'ora giusta due volte. Sì, grazie. Regia, se possiamo, per favore, se spegnere un attimo Maria Antolexa. Dicevo, la ragione in questo caso è che di solito il logo si trova in alto, sotto le ore 12, quindi le lancette vanno un po' a incorniciare il logo e quindi a livello di marketing ce lo ricordiamo meglio. E poi un'altra forma di tempo può essere quello che usiamo in musica quando utilizziamo un metronomo, che è un altro modo di misurare il tempo. E molte volte poi abbiamo anche solo sognato di poter attraversare e navigare nel tempo, come facciamo nello spazio, per esempio, e non mancano di certo i film o i libri che ci raccontano di viaggi nel tempo. Oppure a volte vorremmo eliminare totalmente i segni del tempo e i segni che questo ha su di noi e sul nostro corpo. Oppure potremmo anche provare ad evadere il tempo e le sue regole, per esempio lasciando delle eredità ai posteri, come in questo caso, che forse non tutti di voi lo sanno, ma nella ghirlandina c'è una capsula del tempo che è stata chiusa l'8 aprile del 2018, sarà riaperta nel 2099, quindi 1000 anni dopo la posa della prima pietra del Duomo, e contiene tutta una serie di oggetti che lasceremo in eredità, a quanto pare, agli uomini del 2099. Provando quindi adesso andare un po' in chiusura, così stringiamo un po' sui tempi, diciamo, possiamo concludere provando a dire che il tempo, per quanto relativo, intangibile e complesso, controlla tantissimi aspetti delle nostre vite ed è determinante in moltissimi aspetti delle nostre vite, così come noi in realtà vogliamo alle volte provare a controllarlo e a domarlo. Talvolta questa dominazione, questo rapporto è più armonioso, talvolta è più forte o conflittuale e più anche oneroso, sia per noi che per il tempo.
questo era un fotogramma di Metropolis di Fritz Lang, per chi non l'avesse riconosciuto. Introduciamo l'ospite di stasera, Vincenzo Vasi, vieni, vieni. Un applauso al nostro ospite. Eccomi qua. Eccolo. Salve. Accomodati, accomodati con noi. Maledetto. Allora, noi ti abbiamo chiamato stasera perché tu hai un progetto che in realtà ci ha sorpresi e che in un certo senso ha a che vedere con il tempo, no, per noi, che è quello delle microcanzoni, no? Che hai chiamato delle microcanzoni. Quindi prova a raccontarci un po', noi ci siamo preparati alcune curiosità che volevamo chiederti su, proprio su questo progetto, e volevamo intanto partire dal chiederti qual è la spinta un po' che sta alla base delle microcanzoni, dove ti è nata l'idea di lavorare sulla musica e sul tempo, un po', sulla durata. Allora, il progetto nasce da un problema psicologico, diciamo, perché sono una persona da qualche anno solitaria, vivo da solo, e come le persone solitarie con qualcuno dovrò pur parlare, e parlo con me stesso. Parlo con me stesso, con tanti altri me stessi, delle volte facciamo un sacco di... Quelli che siamo, tutti siamo abbiamo. In tanti, c'ho anche Vincenzo Stupido che spesso arriva. Io Federico Stupido ce l'ho sicuro. Sì, sì, però parla così, poi Vincenzo Stupido è proprio... Non gli ho ancora dato uscivo. Una voce io, però ci provo. Questo ogni tanto interviene. Ce n'è anche un altro che ha una voce un po' così invece, e che è invece quello che dovrebbe mettere... in riga quell'altro, ecco. E, ci riesce? No. Ok, volevo essere sicuro. No, no, ma non finisce mai. La cosa è, a un certo punto finisce che devo fare qualcos'altro, perché queste cose mi escono quando poi sono, che ne so, lavo i piatti, pulisco per terra, sono a scancherare qua. Si può dire scancherare? Si può dire scancherare? Sì, sì. Dipende. Ok. Marianto Alexa, si può dire scancherare? Siamo spenta, forse. Non mi sembra molto consono. Asterix. No, e allora... Vabbè, sto a spipolare. Spipolare è meglio, spipolare. Spipolare? Francesizzare. Sarebbe francesizzare. Stai francesizzando. Stavo francesizzando, che okay. Ne so, gli strumenti, cablaggio, trick e track, queste cose qua. Cablaggio si può dire? No, beh, si può dire. Cablaggio si può dire. E mentre faccio queste cose, io ho i miei pensieri, come abbiamo tutti i nostri pensieri, non è che questa è una novità, immagino che anche voi ogni tanto parlate con voi, no? Ecco, e, questa roba, non so se, io non è che voglio dire, ma io di più, non ve lo voglio dire così, però diciamo che questa cosa per me diventa sempre più importante, sempre più preponderante, cosa che mi sta anche facendo preoccupare leggermente, perché poi, che ne so, dormo, ma prima di addormentarmi, che magari non riesco a dormire, allora comincio a parlare, ma parlo a alta voce e mi... Parlo di qualsiasi cosa, anche di cose che non si deve parlare, qualsiasi cosa. E c'è tutto dentro questa cosa, così come nelle vostre teste, no? C'è la vostra sfera privata, c'è quello che succede nel mondo, le problematiche di tutti i giorni. Mi si è rotto, che ne so, chi mi si è rotto? Qualcosa. Ah, un bicchiere, mi si è rotto un bicchiere, proprio quello che volevo io che si rompesse, che non si doveva più rompere, invece si è rotto proprio quello. Tutte queste cose qua vanno a finire e a un certo punto, essendo un cantante, queste cose poi cominciano a diventare tormentoni. E quindi, che ne so, cioè, se devo fare la doccia, comincio a dirmi da solo, vai a fare la doccia, fai la doccia, fai la doccia. E quello è già un pezzo, non lo canterò stasera, fai la doccia, però esiste, è uno dei miei brani minori, diciamo, micro, brano minore. Micro. Che dire, è così. Altro... Da una spinta interiore nascono, diciamo. Sì, sì. Da un dialogo interiore. Sì, esatto. Reiterato nel tempo. E poi delle volte mi stupisco, tra l'altro i dialoghi sono sempre surreali, non è che c'è una cosa che... un discorso che può essere anche lucido, perché faccio fatica
faccio fatica perché in pubblico per me è più difficile proprio essere, sentirmi solo. Ha senso, devo dire che ha senso. Quindi, cosa sono le microcanzoni alla fine? Cosa sono ne esce? Le mie emozioni, sono quello che poi di quel momento lì, che poi magari sono più passate, non hanno più lo stesso significato, adesso magari ne hanno un altro, che ne so, io ho dei... C'hai degli appunti? No, c'ho un fogliettino con tutte le mie canzoni scritte, che poi canterò stasera, vi leggo i titoli e poi dopo... Le ascoltiamo. Ecco, senti bene... È tutto dimenticato, sei semo, fruppolo, sebeto sabato, pandemie, dei senza casa che è una macro canzone, non credo, che sfortuna, i vecchiettini, ostre mica tante, sono uno che, e poi un altro un brano strumentale. Ecco, e questi sono i titoli, sono quasi la canzone. Ovviamente, questa è la cosa. E poi certo. Ovviamente dal vivo io mi permetto di magari diluire un po' se quella cosa è bella oppure divento tedesco e la chiudo. Infatti un'altra domanda che ti volevamo fare, visto che più o meno almeno noi della redazione suoniamo tutti così, come fai a sapere quando è finita una microcanzone, quando la stai scrivendo, no? Non ti viene l'istinto di sviluppare? Cioè, come fai a dire, Okay, questa è così? Effettivamente, in parallelo alle microcanzoni, ci sono anche le macrocanzoni e anche dei brani che sono più articolati, senza proprio anche senza la voce. E diciamo che a un certo punto me lo dice la canzone stessa che vuole andare avanti. E poi è bizzarro, anche gli strumentali vengono fuori così e mi stupisco anche che ci sia un brano completo, specialmente gli strumentali escono fuori completi dal nulla subito e quando li vado a... perché io me li registro, a un certo punto dico, oh, aspetta mo, qua sono così tante ste cose che bisogna fissarle, quantomeno, all'inizio volevo fare le canzoni normali, poi però a un certo punto ho realizzato che dovevano essere micro, anche perché secondo me il micro adesso ha una funzione purtroppo importante, nel senso che noi stiamo a francesizzare il... il nostro telefono e mentre francesizziamo c'è una canzone che normalmente che questa canzone sarebbe lunga però viene interrotta o da qualcosa dentro lo stesso post o queste robe qua oppure noi stessi francesizziamo e si francesizza così senza nessun problema è questo e che dire vabbè tu mi dici, ma tu lo puoi, adesso mai possiamo fare tutto, no? con la, giusto ieri sera a cena, mentre insomma, prima di scoprire che avevo un mal di testa, parlavo con i commensali e si parlava dell'intelligenza artificiale, che adesso, oh, ma te digli di fare una roba che va in bicicletta, caschi per terra, faccia sopra una merda, si può dire merda? Non lo so. È merda. La merda. Se allora faccio solo la merda. E questo qua ti fa tutto un romanzo di questo che sale sulla bicicletta e vede una signorina, fa ciao signorina, e poi frena, casca per terra, perché frena col freno davanti. Beh, certo. Freno davanti, casca per terra, poffi. Questa roba qua te lo dice l'intelligenza artificiale, e invece non... Cioè, non vorrei chiamarla deficienza analogica, però insomma è un po' una cosa che va esattamente dall'altra parte, perché esce direttamente da una cosa che non è la mia ragione, ma è qualcosa che sta sotto. Ecco. Stiamo francesizzando le luci? Okay. Come ultima domanda, ovviamente il tema della serata è il tempo e... Con le microcanzoni c'è tutto un rapporto particolare, no, con il tempo. Da quando hai intrapreso questo progetto, questo delle microcanzoni, com'è cambiato il tuo rapporto col tempo? Anche non nella musica, cioè
Hai avuto, non lo so, l'idea che magari c'è qualcosa che può essere vissuto in tempi diversi, in modi diversi, ti ha cambiato? Allora, io sono una persona che ha sempre cercato di dilatare il più possibile il tempo. Forse per me una giornata dovrebbe essere 48 ore, io ne dormo 12, mi faccio le mie passeggiate, le mie 3 colazioni, tutte queste cose qua. È altrettanto vero che più passano gli anni, insomma, stanno a luglio, sono 60, e comincio invece a vederlo diversamente, ma non è la questione delle canzoni, ma della mia età che mi porta a pensare il tempo in maniera differente. E ci sta anche il fatto che le canzoni sono nate prima, ma poi si sono sviluppate, come tanti progetti italiani di questi ultimi anni, si sono sviluppate nel momento in cui ci hanno chiusi dentro casa. E quindi c'è chi si disperava, c'era chi scappava via, che faceva. Io stavo a casa a parlare con me stesso e a autoregistrarmi mentre facevo le mie faccende, francesizzavo da qualche parte, e questo è. E questo in verità, anche questo ha a che fare con il tempo, perché sta chiuso in casa, no, a parte quello, il tempo era infinito, e quindi appunto, non è così semplice sapere cosa fare in questi frangenti, c'è chi è rimasto leggermente sotto, quindi questa cosa ha condizionato sicuramente anche i brani. Beh, direi a questo punto che la curiosità nostra è tanta, quindi tempo di allestire un attimo e noi saremmo molto curiosi di ascoltare un po' di microcanzoni. Benoni. Benone. Grazie, un applauso a Vincenzo Vasi. Si intitola È tutto dimenticato. Sarà mai ricordato, e voi lo sapete, è tutto dimenticato, e voi lo sapete, e non sarà mai ricordato, la storia si ripete. Sei semo. Tau, 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 tau.
Immaginatevi io in casa che faccio sta roba mentre francesizzo qualcosa. Bene, adesso vi parlerò di Fruppolo. Poi ve lo dovete immaginare. Fruppolo che fa tu tu tu, Fruppolo va in città tu tu tu, Fruppolo che fa tu tu tu, Fruppolo va in città tu tu tu. Fruppolo che fruppolla, fruppolo che fruppolla, fruppolo che fa tu tu tu, fruppolo va in città tu tu tu, fruppolo che fa tu tu tu, fruppolo va in città tu tu tu, fruppolo che fruppolla, fruppolo che fruppolla. Sebeto sabato. Voi conoscete il sabato, ma non il sebeto. Vai, dai, vai, dai, 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 vai, dai, 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 vai, dai, 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 Questo si chiama preordinate pandemie. Preordinate pandemie, 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 preordinate pandemie, pandemie, pandemie.
Faccio una macro canzone. Una macro canzone che si intitola Dei senza casa. E non è, è contemporanea, nel senso che l'ho scritta anni fa. Ce la volevo fare adesso. Da, ve la faccio. Nell'alto profondo dove voi abitate, la casa reale dell'alto, forse ora ridotta in rovina, lasciatemi entrare in quella terra. Signori del cielo, voi che vi muovete con carri di fuoco e cavalli di fuoco, la luna è il niente, il niente, sulla luna. Crateri vuoti, criteri ignoti, il passato ormai è solo argilla. 3600 anni ancora, dove siete? Sacopelisti dello spazio, dove avete nascosto la vostra gloria? Siete dei senza casa e ci avete abbandonato senza memoria. A noi stessi, al nostro destino. Ma io vi aspetto, anzi no, salirò fino in cima sulla mia ziggurat. Verrò a cercarvi, verrò a stannarvi. Dei senza casa, e ve ne darò una, la mia casa, mi casa su casa, mi casa su casa, mi casa su casa, su casa. 12 minuti dei vostri minuti, 12 anni dei vostri anni, 12 istanze per 12 dei. E io vi cerco, e io vi cerco, e io vi cerco, e io vi cerco, e alzo lo sguardo, e guardo, guardo,
cerca di un cenno, di una luce, di una luce, un segnale, e dice che noi siamo voi e voi siete noi. Una faccia, una razza, 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 adesso mi avvalgo dalla collaborazione della band residente per fare una mia micro canzoncina. È quella. Okay. Non credo chi. Non credo che tu sia come me, non credo chi, non credo ci, non credo che tu sia come me. La prima mondiale di questa canzone, nel senso che io la conosco molto bene, però non l'ho mai cantata. Ecco. Adesso faccio quella cosa che traduco in musica, insomma, emozione molto, una sensazione che spesso abbiamo, diciamo, quando succedono delle cose che non ci piacciono. Chicka dun chicka dun chicka dun chicka dun chicka dun chicka
Che sfortuna, che sfortuna, che sfortuna. Che sfortuna, che sfortuna, che sfortuna. Tabunino, tabunini, tabunino, tabunini, i vecchiettini. Tabunino, tabunini, tabunino, tabunini, i vecchiettini. Tabunino, tabunini. Tabunino, tabunini, tabunino, tabunini, tabunino, tabunini. Grazie. Questa ve la racconto perché è una micro canzone che non ho scritto in casa, ma fuori casa. Questa è stata una cosa che... E stavo dicendo, stavo uscendo di casa, io abitavo in Via dei Mille, Bologna, in pieno centro, di fianco al Tigotà. E esco. Esco, ho molta fretta, ma molta, devo andare a fare un lavoro che è non molto lontano da lì, però devo passare per forza dai portici che ho a mia destra. E c'è il Tigotà, e dal Tigotà, mentre io sono così di fretta, escono due vecchiettini di una, cioè, di una bellissimi, proprio meravigliosi, con mano nella mano, ma andavano a questa velocità, e io non riuscivo proprio a passare. Sul loro passo mi sono cantato questa canzone dei vecchiettini, Tabunino, Tabunini, chi sta in Romagna capisce cosa vuol dire Tabunein. Giusto, ecco. Adesso faccio una canzone che il titolo si intitola Ostre mica tante. Mica tante ostre, eh? Oh, cosa vuol dire? Niente. State tranquilli, non vuol dire niente. Dai dai da danesi, dai dai da danais, ostre mica tante, tosa umai kai. Dai dai da danesi, dai dai da danais, ostre mica tante, tosa umai kai. Dai dai da danesi, dai dai da danais, ostre mica tante, tosa umai kai. Dai dai da danesi, dai dai da danais, ostre mica tante, tosa umai kai. Come prima delle cose, ostre mica tante, tosa umai kai. Come prima delle cose, ostre mica tante, tosa umai kai. Come prima, e ti credi, guarda, ai quasi,
cantare solo su Amicali. Come cosa che mi credi che fai qua? Che ti costa e solo su Amicali. Come cosa che mi credi che fai qua? Quello che ti costa è solo umanità. Come cosa che mi credi che fai qua? Quello che ti costa è solo umanità. Ok. No, uno che gli piace sparare cazzate. Sono uno che gli piace sparare cazzate. Sparare cazzate. Sono uno che gli piace sparare cazzate. Sono uno che gli piace sparare cazzate. Sparare cazzate. Sono uno che gli piace sparare cazzate. Sono uno che gli piace sparare cazzate. Sparare cazzate. Sono uno che gli piace sparare cazzate. Sono uno che gli piace sparare cazzate. Sparare cazzate. Sono uno che gli piace sparare cazzate. Sono uno che gli piace sparare cazzate. Bene, concludo. Concludo con un brano strumentale.
Merci. Vanitas, vanitatum, et omnia vanitas. No, ragazzi, ho iniziato con Coelet, l'Ecclesiaste, una lettura che feci da giovane ragazzino. No, Vincenzo, ti ringrazio per questo viaggio che ci hai fatto fare e mi sono dovuto molto applicare perché non è stato un viaggio semplice, però... Devo dire che ho notato, ho analizzato la mia esperienza da spettatore e quindi cercherò di accompagnare tutti in questa riflessione, perché tu non so se sai, ma noi siamo incamminati verso un percorso di umanizzazione e lo facciamo qua a Musica Stretta. E tu ci hai aiutato a definire innanzitutto una critica, che l'ho colta molto bene, alla francesizzazione, allo scroll, alla ricerca rapida... di dopamina, di sostituzione maniacale continua di qualcosa che ci possa soddisfare. Questo si nota molto, ma penso che il tuo progetto delle microcanzoni racconti anche qualcosa che proprio caratterizza la nostra esperienza come esseri umani, che ci differenzia molto da altre forme di vita che ci sono sulla Terra. Sto pensando alle forme di vita, per esempio la forma di vita vegetale, che ha un tempo completamente diverso dal nostro. Ha un tempo, come dicevamo all'inizio, per nascere, per morire, che coincide con l'autunno, no? Invece, per noi, esseri umani, la caratteristica preponderante forse è che l'inizio, ok, ma soprattutto la fine... è sempre prematura. È come se la fine arrivasse sempre troppo presto e all'improvviso. E questo perché? Perché fondamentalmente noi, come dice Coelet, abbiamo i giorni contati. Non siamo come l'albero o il cane che prendono atto magari di una fine, di una perdita, ma non sono in grado di contare i propri giorni. Ma noi invece li contiamo. E quando arriva l'ultimo, è sempre troppo presto, è sempre prematuro. Come una microcanzone che finisce quasi all'improvviso. Nasce e subito muore. E questa è una caratteristica che è dentro di noi. Ma c'è un'altra cosa che mi sembra che sia stata messa in luce, è che tu, in tutta la tua esperienza artistica, anche in queste microcanzoni, in questi piccoli istanti, hai messo dentro tutta la tua biografia. Quello che ti è successo, quello che ti succede tutti i giorni, quello che vedi. E sono istanti pieni di vita. E forse un po' è anche questa la nostra speranza. È una parola che non mi piace molto dire, ma ogni tanto qualche speranza ce la dobbiamo mettere. Perché Heidegger diceva che la morte non è l'ultima nota della melodia dell'esistenza, ma è una presenza imminente e continua. Noi cominciamo a morire dal momento in cui nasciamo, ma se mettiamo la nostra vita in piccoli istanti di gioia, felicità, di faceto, di serio, di allegro, e forse quella morte là non ci pensiamo più, come invece diceva Hannah Arendt, che l'essere umano non è fatto per morire, ma è fatto per nascere. Grazie. Thank you.
vabbè, che dire. Quindi il tempo è finito per stasera. Ringraziamo quindi i musici stretti, Alice Miali, Sebastian Papa e Giorgio Casadei. Ringraziamo Maria Antolexa, ringraziamo l'Ermeneuta, ringraziamo in regia Paolo Paolini, Federico Sigillo e Lorenzo Guagnano e soprattutto ringraziamo Vincenzo Vasi. Un applauso, musica stretta torna più avanti. Thank you.